con gusto. L'Italia degli chef oggi è qua, e guarda qua, tanta bella gente che stasera a grande voce inciterà. Il campione che è? Antonio Todaro con 1345 punti. Il Festival Gastronomico del Gusto. Il gusto è il sapore della vita e dell'amore. Il gusto è qualcosa che ci tocca in fondo al cuore. Ci prende e ci trasporta in un'altra dimensione. Ma oggi l'importante è che con gusto nuovamente tutti insieme siamo qua. Con gusto. L'Italia degli chef oggi è qua. Bentornati a una nuova puntata di 105 con gusto, la puntata pasquale. Come ben vedete c'è l'uovo di Pasqua vicino a me, ma l'uovo di Pasqua mi ha portato una sorpresa per me e per voi. In tanti lo ricordano, è stato un nostro primo chef vincitore del Festival Gastronomico 2011. Mi emoziono, devo dire la verità, mi emoziono, ve lo voglio presentare con tanto piacere. È tornato con noi il nostro amico chef Antonio Todaro. Ciao Francesca, tu non hai idea che emozione proprio in questo momento, perché siamo tornati insieme ed è veramente bello tornare a casa, grazie mille. Grazie a te, grazie a te. In un altro momento ti avrei detto società lo vi pasco, però in questo caso non posso. E quindi mi fa veramente è piacere. Vero. È vero, abbiamo fatto il festival insieme, lo ricordiamo, il primo, sei stato proprio tu a vincerlo. Sì, è stata veramente un'emozione indescrivibile, sono quelle cose che ti porti, ti ricorderai sempre nella vita, tutti i momenti, tutti dietro le quinte, i piatti preparati con la collaborazione degli altri chef, la giuria, l'ansia, la tensione, il risultato finale, è stata una cosa che ricorderò per sempre veramente. Dopo il festival comunque ti ha portato tanta, tanta fortuna e tanta notorietà. Beh, abbastanza, sì, siamo... Hai avuto tante altre esperienze. Sì, quindi partendo da Arturo, Alice TV, poi con la RAI abbiamo fatto altri programmi con la RAI, Uno Mattina, La Prova del Cuoco, e un po' in giro siamo stati. È cresciuto tanto, guardate, è stato bravo, non è stato mai fermo. No, quello mai, chi si ferma? È perduta, esatto. Tu hai fatto tanto, hai fatto anche una bellissima bimba. Sì, dopo un po', perché noi era il 2012 il festival. Sì, 11. 2011, sì, hai ragione. E dopo un po' poi ho conosciuto quella che è mia moglie, Nadia, che saluto, e abbiamo una bella bimba che si chiama Cristiana. E... Che bacio, tanto tanto. E beh, che dire, magari avremo ancora modo poi di sentirci, di vederci, ci farai vedere altre tue ricette, visto che tu sei veramente un bravo chef. Speriamo, lo spero veramente, anche perché quello che ho capito in tutto questo girare e girare è che è la semplicità quella che fa sempre centro, quindi mai diventare troppo complessi nei piatti, perché poi voi che ci guardate da casa dovete capire tutto ciò che facciamo e farlo allo stesso modo, in una maniera più semplice possibile, come faremo adesso, sì. Bene, bene, vedete questa Pasqua che ci ha portato questo regalo, Antonio, che aspettavamo da tanto, ci fa veramente piacere che è ritornato da noi, noi che volevamo proprio capire la sua crescita, i suoi nuovi piatti, tu hai un ristorante, lavori? Un ristorante a Torre del Greco, un ristorante per eventi che si chiama Torre Bassano Eventi, e lì facciamo matrimoni, meeting, grandi eventi, quindi tutto ciò che concerne l'evento, in particolar modo il matrimonio, sì. Bene, bene, vedete, ci avrà tanto da dire, poi più in là non bruciamo le tappe. Eh no, assolutamente, se diciamo tutto ma la prossima volta che fa. Allora ci sarà una prossima volta e questo mi fa piacere. La ricetta di oggi qui per Pasqua, per i nostri amici, per festeggiare con loro. Sì, allora tu mi hai chiesto un piatto pasquale e io poi dopo un'attenta analisi mentale di quelle che mi faccio... Andato pure biologo. Praticamente che cosa ho pensato? Ho pensato di mettere tutti quelli che fossero gli ingredienti cardine della Pasqua in un piatto, ok? Quindi ho pensato ad un raviolo con la ricotta di bufala e il pomodoro secco, su una crema di fave, che è principalmente le fave sono di questo periodo, e una chips di salame Napoli, che poi fave e salame è Pasqua, è Pasquetta. Ah, che dire, vedo gli ingredienti.
Partiamo subito, sì, ho preparato della ricotta di bufala che adesso andiamo subito a lavorare all'interno di una ciotola. Questa poi per che cosa ti serve? Questo ci servirà per mantecare la pasta, per mantecare i ravioli. Questo lo mettiamo qua. Quindi all'interno di questa ciotola metteremo la ricotta, mettiamo del formaggio grattugiato, in questo caso. Che tipo di formaggio? È un... vabbè, qua si può dire, dal parmigiano reggiano. Parmigiano, no? Vabbè, da altre parti, ahimè, non si poteva dire. No, qua noi facciamo dire parmigiano, esatto. Che è buonissimo. Mettiamo, poi andiamo a tagliare del pomodoro secco. Mi piace il pomodoro secco perché in questo caso non contiene umidità, ma soprattutto contiene quell'acidità che andrà a bilanciare un po' quella che è la dolcezza delle fave, ok? Ecco qua, mettiamo all'interno. Quindi tutto insieme, vedi, sono cose abbastanza semplici fondamentalmente. Comunque si trovano facilmente. Sì, ma anche nelle preparazioni deve essere tutto sempre semplice. Mettiamo qualche foglia di basilico che spezziamo con le mani perché tagliato al coltello il basilico diventa... nero. Brava. E vedi che le cose le sai. Quante cose hai imparato tu a pensare a noi, però, eh? No, è vero, tantissime. Non sono una maestra, ma sono una brava apprendista. No, è anche una brava cuoca perché ho mangiato i tuoi peperoni imbuttonati. Ti ricordi quando andavamo a fare Alice TV, tutte quelle belle trasmissioni su Sky? Ne abbiamo vissute di cotte e di crude proprio, le abbiamo passate un po' tutte queste televisioni con questi amici. Gianpaolo Trombetti, che è un nostro caro amico che salutiamo, a cui faccio i miei più cari auguri e spero che ci vieni a trovare al più presto. Speriamo, Gianpa, vienici a trovare, ti aspettiamo. Noi qua stiamo insieme a lui, poi ci sono tanti altri amici. Ho sempre un sogno, però, Francesco. Ho sempre un sogno. Non lo dire, perché non lo voglio sentire, che io lo so il tuo sogno, ma è un sogno troppo difficile da rifare. Dopo il Covid è diventato tutto più difficile. Purtroppo il festival gastronomico è troppo difficile. Ma io ho sempre la speranza che... Lo faremo magari in piccolo. Magari, lo spero veramente con tutto il cuore. Lo faremo in piccolo, magari qualche cosa in piccolo lo possiamo fare. Però il grande evento che c'era tutti gli anni per due sere è diventato ora più difficile. Non... Che cosa è stato quell'evento? Racconta tutti i preparativi, tutte le volte. Da quanto tempo prima abbiamo iniziato a sentirci per preparare tutto? Per fare il festival ci volevano tanti mesi. Non era una cosa che si inventava da un giorno all'altro, ma tanti mesi ad organizzare voi le ricette, la programmazione e io tutti gli ospiti e tutto il vario che c'era intorno. Ma poi l'organizzazione che c'era dietro, noi avevamo una cucina attrezzata, con c'era... è roba buona, sta signora che è roba buona. Mi avete succhiato il sangue! Però ne è valsa... Tipo i vampiri! Ne è valsa la pena. No, ne parlano ancora, ne parlano tutti, ne parlate voi, tutti gli chef, tutte le persone che sono venute, gli amici che sono venuti al festival, lo ricordano sempre con grande piacere. Io poi da allora ho nutro un legame forte per questo posto, tant'è vero che è qui che vengo in vacanza, perché l'anno scorso ci siamo incontrati qui al Torre Oliva e vengo qui al mare, qui anche qui dove siamo adesso alle Piane, insomma questo è diventato un po' la mia seconda casa. Vedete che bello, anche questi gli eventi servono anche per attirare le persone nel nostro territorio, un territorio che ci offre tanto, ci offre mare, fiumi, montagne e di tutto di più, grandi passeggiate, per questo benvenuti. Certo, benvenuti e venite in tanti soprattutto. Veniteci a trovare e poi magari insieme con il nostro amico chef prepareremo e faremo qualche cosa. Un abbraccio, facciamo un falò, una cosa, cuciniamo una cosa a volo a volo. Da lui, cavoli! Magari. Sarebbe magari un onore. Quale una problema? Cena insieme a te. Onore e piacere. Ma che bello! Intanto che stavamo parlando, ecco, tu hai preparato questa crema. Ho preparato il composto che è il ripieno del nostro raviolo, tortello che sia. Adesso andiamo a vedere come vogliamo farlo. E se ci fai caso, il contenuto, il ripieno adesso ha preso il colore del pomodoro. Questo vuol dire che il pomodoro ha rilasciato tutta la sua aromaticità all'interno della ricotta e adesso possiamo metterlo a riposare un attimino, ok? E andiamo avanti con la pasta.
La pasta. Sì. All'uovo. Pasta all'uovo sempre. Il colore. Esatto. Pasta che abbiamo preparato semplicemente con un chilo di semola di grano duro rimacinata e 10 uova. Facile, non mettete olio, non mettete sale, non mettete parmigiano, quelle sono altre cose, fate le cose facili, ok? Semplice. Esatto, sì, andiamo a stendere un po' un pezzo di pasta fresca, in questo caso andiamo a prendere da qua. La pasta fresca vedo sempre il consiglio di tenerla sempre un po' coperta, perché se ci fai caso col si indurisce. Chiarato si tende a seccare un attimo. Sì. Intanto che tu tiri la sfoglia, io abbasso l'acqua perché mi sembra che ancora, ecco, l'acqua bolle, non è pronto, possiamo anche spegnere. Come vuoi tu, maestro, dimmi. Maestro, maestro, vanno la musica. No, noi abbiamo anche... Anzi, lo voglio salutare, il nostro maestro, che anche lui, dopo tanto tempo, ritorna a 105 con gusto, è il nostro maestro. Ma io lo vorrei, non può venire di qua anche per salutarci? Vuoi venire? Facci un saluto. Non vuole venire. È timido, comunque è rimasto uguale, non lo vedevo da un po'. Appena l'ho visto mi ha detto, come lo vede, ci sembra lo stesso. Lorenzo Picarelli, anche lui è tornato, sapeva che ritornava il nostro chef ed è arrivato. Il nostro Teo fa altre cose e lui ha detto no, questa me la faccio io. È veramente un piacere, soprattutto rivedere tutti gli amici di una volta, bello. Bene, senti, che ne pensi mentre stai tirando la sfoglia, se vogliamo chiamare e telefonare un nostro amico? Ma io penso che è proprio una bella idea, ci sta. Ma soprattutto chi è questo amico? A chi chiamiamo? Io una persona voglio chiamare perché proprio voglio sentire al mio amico Nando Melileo, perché proprio lo aspetto qua, voglio fare qualcosa insieme a esso. Vediamo. Con gusto. Antonio, c'è un amico, un nostro amico, amico di tutti naturalmente, che ci vuole salutare, lo vuoi presentare tu? Chissà chi sarà, il grande maestro, amico, fraterno, la quale io nutro una profonda stima a livello professionale e proprio stando cuore mio, Nando Melileo. Nandino, il nostro Nando, eccolo qua, eccolo qua. Voi siete nel mio cuore. Ciao, ciao Nando. Come va Nando? Ciao. Tutto bene? Ma fortunatamente bene. Volevo essere dei vostri oggi, ma non mi è stato possibile, purtroppo. Ti volevamo per fare gli auguri. Per impegni lavorativi. Per fare gli auguri ai nostri amici gustosi, naturalmente, per questa Santa Pasqua. E sono felicissimo di farveli, perché veramente quest'anno è una di quelle Pasque che sentiamo tutti bene, bene, bene. Nando, ci hai lasciato per un poco, e poi ritorni a 105 con gusto. Fai come ha fatto Antonio, dopo tanto è ritornato a 105 con gusto, ci fa veramente tanto tanto piacere, è qui con noi che ti vuole salutare naturalmente. Io addirittura propongo un piatto a quattro mani se lo chef è a disposizione, che sarebbe una bella cosa fare un piatto insieme, con le mie idee e le sue idee possiamo fare una bella cosa. Beh, che dire. Facciamo i tuoi velini che cucinano. Assolutamente, siete i miei maestri, sempre, lo siete sempre stati, lo sarete. Io sono onorata di avervi qui in trasmissione, lo sapete benissimo, ti aspettiamo. Allora Nando, che stai vivendo una nuova realtà lavorativa. Sì. Sì, sono cambiato location, quindi ora mi trovo al centro di Salerno. Vabbè, poi di questo ne parliamo quando siamo vicini. Sai, facendo quattro chiacchiere a quattro mani si riesce a parlare di più. Però mi vanto sempre la mia nuova location. Mi vanto sempre di essere stato uno tra i primi clienti del nuovo Emozionando in centro a Salerno. Quello è vero, sei stato il primo. La Francia è troppo impegnata purtroppo ancora. Non è però... vero, io devo venire, te lo dico sempre. Purtroppo tra lavoro ed altri impegni, veniamo sicuramente insieme a trovarti. Con piacere, sì. Vi aspetto. Va bene Nando, allora... Nando, insieme ti facciamo tanti tanti cari auguri di una santa Pasqua, serena e felice, un abbraccio, un bacio a tua moglie e le tue care figlie che sono cresciute, sono diventate delle principesse, ti aspettiamo al più presto, mi raccomando, questa è una promessa.
certo, promesso, tanti promesso, auguri. Io ricambio. Io anche ricambio gli auguri a tutti voi, a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono, e a breve ci vediamo sotto un'altra veste. Dai, okay, a breve facciamo arrabbiare di nuovo la nostra Francia, non ti preoccupare, una cosa insieme forza, facciamo la guerra qua dentro. Allora ti aspettiamo. Sarà duro per lei starci intorno. Ti aspettiamo a 105 con gusto, auguri, alla prossima. Ciao Nando. Grazie, ciao Nando, buone cose. E alla prossima. Grazie. Insieme siamo qua con gusto. Eccoci qua di nuovo qua, hai visto che bella sorpresa il nostro amico Nando, sempre simpatico e gentile, lo vogliamo bene. Sempre. Ecco, questa per esempio, ma vi racconto un aneddoto. Ultimo giorno di festival, ok, facciamo la finale, tutto il giorno dopo mi trovo un biglietto su una macchina con su scritto un numero di telefono, con su scritto io verrò a lavorare con te. Ma chi è questo che mi ha lasciato il suo numero di telefono? Vado a telefonare a Nando, mi aveva lasciato, è stato il suo modo per lasciarmi il numero di telefono, un grande Nando. Ecco, allora stai procedendo. Abbiamo steso la pasta e adesso andiamo a dare delle formine in modo da centrare bene la parte del ripieno. Ah, ecco, tu in effetti le vai a segnare. E così so bene dove le devo posizionare, capito? Quindi mi sono fatto un centrino qua, uno qua e uno qua. Quindi da qui andrò al centro a andare a mettere il ripieno, ok? Quindi c'è il pomodoro, c'è la ricotta di bufala, c'è il basilico, ok? Bocca, arriveranno tutti, esatto. Tutti questi sapori. Mettiamo poi con un pennellino, con un po' d'acqua che adesso andremo a prendere. Trovare. Certo. Quindi andiamo semplicemente a spennellare con un po' d'acqua la sfoglia. E andiamo ad attaccare l'altra parte di sfoglia sopra ai ravioli, quindi sopra l'altra sfoglia. Facciamo uscire l'aria con l'aiuto delle mani, facciamo uscire via tutta l'aria. Ci andiamo a riprendere di nuovo il centro proprio come abbiamo fatto prima, ok? Qui possiamo spegnere, sì? Perché si stende, cadendo. Mi emoziono. Quindi ok, abbiamo tirato via l'aria dei ravioli, adesso andiamo a stagliare la pasta. Con un poco più grande. Yes. Perché poi non finisce qua, tutto questo. In questo modo non si apriranno, adesso ti farò vedere anche perché. Guarda, innanzitutto che bello! Chef. Quindi andiamo a semplicemente ad attaccare un po' con le dita, in questo modo qua. Questo farà sì che dopo non si apriranno. Quindi senza passare la forchetta, cerchiamo di non complicarci mai la vita quando facciamo questi piccoli lavoretti. E dopo prendiamo il raviolo, con il pollice andiamo a schiacciare e facciamo un piccolo tortello, ok? Ah, ecco! Non finiva lì allora! Ah, carino! Andiamo a schiacciare anche questo, lo giriamo sotto e lo attacchiamo sempre con le dita. Ma che bello! Allora ne facciamo tre perché il piatto deve essere bello da guardare in questo caso. In genere durante il servizio ne saranno 7-8 quelli che siano. Adesso facciamo un bel piatto da guardare e poi solo due assaggi. Perché no, perché non sono voluto venire qua. Lorenzo non ha voluto venire. Lorenzo non ti meriti niente. Ok? Ma io direi di farne anche altri due. Dai, ci troviamo, facciamo i bravi. Ok, ti guardiamo. Allora Francesca, intanto eccoli qua i nostri tortelli, un giudizio da 1 a 2. 3 per il momento. Aspetta, lo sapevo che rispondevi così. Da parte poi ho preparato una crema. Ci conosciamo troppo bene. Esatto. Da parte poi ho preparato una crema di fave
che ho ottenuto semplicemente sbucciando le fave. Come si sbucciano le fave? Con le mani, più facile di così. Ecco. Poi in un pentolino con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, un po' di scalogno se ne avete, ho fatto soffriggere le fave, ho messo un po' d'acqua, quindi ho lasciato cuocere le fave, non ho fatto asciugare il tutto ma ridurre solamente un pochino, ho frullato il tutto con un mixer ad immersione, abbiamo ottenuto una crema di fave semplice da fare. E gustosa. Esatto, più facile di così. Quindi tre passaggi semplicissimi, abbiamo fatto un bel piatto per Pasqua. Ma che Pasqua, ma che Pasqua! Beh, allora siamo già a un buon punto. Io direi che è arrivato l'ora di calare la pasta. Bene, allora cala la pasta. Intanto c'è un'altra sorpresa. Sorprese su sorprese, queste, guarda, è una Pasqua di sorprese. Una Pasqua di rimpatriate. Bello, che bello. È stato bello. Facciamolo più spesso perché queste cose mi emozionano. Sono con te. Poi anche questa festa. Assolutamente sì. Bello, ci voleva. Ci voleva e mi si è riaperto il cuore, veramente. Vero, grazie. Vero. Lo so perché sei sincero, ti conosco ormai da tanti anni. C'è stato anche un attimo prima della registrazione che Francesca mi ha fatto una sorpresa bellissima ed è stato veramente un bel momento. Grazie. Grazie. Sentire alcune sigle del festival, sentire il momento della proclamazione, con te come vincitore, è naturale che uno si emoziona, ma io mi emoziono anche quando c'è un'altra persona che ci può confermare tutte queste cose, e con noi è Mario Riccardi. Eccolo qua, arriva per noi. È più vecchio, ci siamo detti prima. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lo chef è sempre bellissimo. Un grande maestro, un grande, ci fa piacere che sì. È ritornato dopo tanto tempo, è tornato qui, come si suol dire, alle origini. La casa, la prima casa non si dimentica mai. Vero. Come il Cilento, no, anche noi che vediamo le nostre famiglie, noi ragazzi, no, me ne vado a Milano, cose, poi alla fine arrivano come pecore, no? Ciao, finalmente respiro un po' di aria buona. Le radici. Le radici sono le radici. E il Cilento in questa cosa ha una marcia in più. Beh, certamente. Queste emozioni, questo ritorno, questi momenti. Sì. Sì, avere il ricordo, la vita è fatta di vissuto e di futuro, no? Ma il futuro non c'è se non abbiamo il passato. Questa è una cosa fondamentale. Bene, bene. Io rivederlo, ho rivissuto un po' tutti quegli anni. Bellissimi. E che saranno un po' meno belli di quelli che affronteremo, perché quelli che verranno saranno più belli di quelli che abbiamo vissuto. Bah, sicuramente questo è un augurio per Pasqua e per tutti i nostri amici di una vita serena, di migliorare ogni giorno di più. Sì, quello è un augurio che facciamo a tutti, perché la Pasqua poi ha questo, sì, questa prerogativa, no? Cioè dare un po' di serenità, un po' di tranquillità in più e ritornare a casa almeno per quello che sono le nostre zone, Natale e Pasqua, ma la Pasqua è vissuta in maniera intensa perché si inizia a respirare l'aria della primavera, no? Si inizia a respirare di rinascita, l'apertura, si ricomincia a stare in giro insieme agli amici e quindi inizia una nuova stagione. Che bello, verissimo, verissimo. A proposito di questo, ci sono gli auguri del nostro vescovo, padre Antonio De Luca. Carissima Francesca, gli auguri a te, a tutti i nostri amici che ci seguono attraverso la televisione, e gli auguri di una santa Pasqua. Mai come quest'anno la Pasqua diventa un'invocazione per ricomporre i legami di pace, di serenità e che infine sia debellata dal mondo la violenza della guerra e che lo sfruttamento degli ultimi, l'inquinamento atmosferico, diventi la sfida per edificare la civiltà dell'amore. Gesù risorto ci dia la forza per rispondere a questo rinnovato impegno. Buona Pasqua di pace a tutti. Ringraziamo naturalmente il nostro vescovo padre Antonio De Luca e tanti tanti auguri anche a lui. Pronta la ricetta? Ci siamo, se adesso coliamo la pasta e andiamo a mantecare, ti faccio vedere.
Che ricetta? Bellissima, guarda, una ricetta da favola. D'altronde devo poi dire anche un'altra cosa. Non sapevo con precisione quello che Antonio avesse preparato, questo splendido tortello. Ho scelto, visto che c'era lui, ho detto grande chef, grande vino. Voi sapete che in Campania abbiamo solamente 3 DOCG, un unico rosso e 2 bianchi. La DOCG rossa è il Taurasi e le 2 DOCG bianche è il Fiano e il Greco. Naturalmente ho preso un Taurasi. Non avevamo che vuoi di fare. Più? No, non avevamo nient'altro che scegliere il grandissimo vino campano. Bene, inizia allora, prepara i bicchieri, lui intanto sta facendo saltare i tortelli. Eccoci qua, accendiamo un altro minuto. Pensavo che ne avevi perso uno, visto che erano 5, pensavo che erano 4. Dico, te sei mangiato uno. Ho assaggiato, no. No, assaggia uno, assaggia due, noi che assaggiamo alla fine. Allora, la prossima volta un bel piatto. Va bene, allora io ho messo un po' di burro chiarificato in questo caso per aiutarmi nella preparazione, perché ha un punto di fumo più alto. Andiamo a fare la manteca all'interno della... esatto, sì. Molto leggero, molto delicato. Facciamo prendere il profumo, sì. E poi lo lasciamo parcheggiato un attimo qui, perché andiamo a spegnere sotto e procediamo con l'impiattamento. Quindi andiamo con la nostra crema di fave che ci siamo detti all'inizio. Quindi anche i colori sono tutti autunnali, vedi? Cioè tutti del periodo. E poi finiamo con i nostri tortelli, voilà. Primavera è arrivata. Eh sì, infatti sì. Questi sono gli ultimi momenti. Li mettiamo belli in fila. Così. Addirittura. Questi li prepari. Andiamo a finire con le chips di salame, che sarà la parte croccante appunto del piatto, ok? Come l'hai fatta questa? Questa semplicemente tagliando del salame molto sottile, magari anche andando a comprare delle sottili fettine di salame, le ho fatte semplicemente asciugare al forno. Quindi ho ottenuto il croccante. Esatto, sì. Mm-hmm. Il grasso si è sciolto, è rimasta solo la parte, insomma, proteica del salame, quindi la carne, ovvero. Ed eccolo qua. Finiamo tutto. Qui. Finiamo tutto con una fogliolina di basilico spezzato, perché ne dà pur sempre aromaticità. Signori miei, il piatto è servito. Beh, mi sa tanto anche di Nando Melileo e sto piatto, non... Ma noi siamo amici, condividiamo anche diverse scuole di pensiero, cioè alcune scuole di pensiero simili, quindi ci siamo. Filosofia uguale, bene, bene, bene. E allora io, è il momento dell'assaggio e ci prepariamo. Ecco qui, pronto per l'assaggio. Ma hai visto che, ho visto che hai sporcato sti bicchieri, come non mai? Ho sporcato i bicchieri. Io assaggio. Ok, non abbiamo fatto altro, visto che stiamo parlando di un prodotto annato 2015, abbiamo deciso comunque di avvinare i bicchieri. Avvinare i bicchieri vuol dire mettere un po' di prodotto all'interno di un bicchiere e poi traversarlo in tutti quanti gli altri, in maniera tale che quando ci ritroviamo a tavola il bicchiere, naturalmente questo lo facciamo di nuovo davanti al nostro ospite, noi possiamo già sentire i profumi. Adesso tu hai mischiato i profumi, gusto? Abbiamo fatto un giusto abbinamento? Mamma mia, è fantastico, questo. No, mi fate impazzire, mi prendete proprio per la gola, ed è una cosa che io amo proprio. Assaggia anche tu, prego, chef. Grazie. Bene. Io però voglio che assaggi anche tu. E mi dai anche tu il... Eccola. Vai. Assaggia, fammi sapere. Buonissimo, complimenti. Grazie. Io veramente ho apprezzato tanto. Però poi vieni a casa mia e ne prepariamo un po' in più. È quello il problema, a disposizione. Vabbè. Non l'ho capita bene io. Buonissimo, fantastico. Strepitoso. Piatto delicatissimo. Devo però spezzare una lama a chi è che ha visto 4 di questi prodotti in un piatto e dice: ma non dico quei 4, non ci faccio niente. Credetemi,
il lavoro che ci va vicino a quattro cosettine di questi è quello che ci va a preparare, averne 250 grammi in un piatto. Ne mangiate 4 di queste, avete pagato la vostra fame. Ne mangiate 250 grammi di un'altra cosa, vi sentite male. Verissimo, verissimo. Che bello quando si ha a che fare con i professionisti che dicono le cose giuste, le cose sagge. Anche perché se vai a mangiare un ristorante, oltre a questo, hai un antipasto, hai un primo, magari un doppio primo, c'è il secondo, c'è il dessert, il pre-dessert. Quindi bisogna assaggiare. Esattamente, sì. È un bisogna pasto. Riempire. Assolutamente. Bisogna uscire dal ristorante sazi, ma non gonfi, che è diverso. Bravo, 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 complimenti. E che dire, io sono felice. Ti ringrazio, una puntata bellissima in tua compagnia. Mi ha fatto piacere questo ritorno, questa sorpresa di Pasqua con Mario, è fantastico, grazie. È un piacere stare con te insieme a voi in questa occasione particolare insieme a Antonio. Bene, Antonio, ti faccio gli auguri e ti ringrazio. Io ringrazio voi, faccio tanti auguri a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutti gli amici da casa, tanti auguri di buona Pasqua e speriamo che Francesca mi richiama così facciamo un altro piatto insieme. Grazie, auguri grazie. Anche a te. Auguri, auguri a tutti quanti voi. Grazie, grazie a voi, grazie agli amici che ci hanno seguito da casa. Io faccio i miei auguri di buona Pasqua e Pasquetta a tutti gli amici. Un bacio e mi raccomando, state con le famiglie, state con gli amici, con le persone che amate di più e vivete una Pasqua serena e sempre e soltanto con gusto. Alla prossima, grazie. Tutti gli attori ci vida gustare e voilà. Sono tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra e poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo. Venite nel Cilento a mangiare, con gusto questa vita noi viviamo. Con gusto nel Cilento a mangiare. Con gusto.